Food and beverage per le feste di fine anno, aumenti in media del 10%, più aumenti e meno sprechi, forse. Nasce un nuovo osservatorio per il mondo del vino, Montelvini e le novità per il 2024, Esselunga e la sua enoteca online. Oreca Short News è offerta da... Prime Uve, Buonaventura Maschio. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia. Buon inizio di settimana. Settimana che ci porta dritti dritti verso il Natale, dove non mancheranno acquisti food and beverage per le feste di fine anno. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori fa i conti e sono al rialzo, circa il 10% in più rispetto al 2022. Nella statistica dei cibi di Natale che sono aumentati di più figura il torrone, che supera il 20%, quasi uguale la percentuale per la frutta secca. Il 25% invece l'aumento corrispondente alle lenticchie, però chi l'avrebbe detto, le lenticchie. Minori ma comunque non indifferenti gli aumenti di prezzo di prodotti come panettone e pandoro, che sfiorano il 6%. Il pandoro della Ferragni forse anche di più, con tutte le polemiche annesse e connesse. Mentre siamo tra il 13 e il 17% in più per Zampone e Cotechino. Come si comporteranno gli italiani di fronte a questi rialzi? Il paradosso potrebbe essere: costano di più, allora ne compro di meno, forse anche per limitare gli sprechi. Sì, perché secondo una ricerca di Too Good To Go, l'86% degli intervistati dichiara di sprecare cibo durante le feste natalizie, con il 37% di questi che getta via oltre un quarto del cibo acquistato. Tra loro vi sono soprattutto giovani nella fascia di età 18-24 anni, che sprecano il 25% della quantità di cibo acquistato, contro il 18,5% della fascia 25-44 anni. La categoria di cibo più sprecata? I dolci. Secondo la ricerca di Too Good To Go, 4 italiani su 10 dichiarano di avanzare maggiormente i dolci tipici come panettone, pandoro e torte, seguiti dal pane 35% e dagli atti pasti come salumi, stuzzichini o torte salate 25%. Passiamo ora al settore vino con delle novità. La prima la propone Rocchelli Consulting. In collaborazione con Eumetra nasce uno speciale osservatorio di analisi predittiva del consumo del vino. Ad Oreca Channel Italia, Pietro Rocchelli. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Oreca Channel. Sono Pietro Rocchelli di Rocchelli Consulting, società specializzata in consulenza di direzione alle aziende del food and beverage. Oggi parliamo di vino e precisamente di prospettive di consumo. Noi di Rocchelli Consulting, insieme ad Eumetra, società di riferimento nelle indagini di mercato, abbiamo dato vita insieme a Italian Wine Perspective, un osservatorio dinamico progettato per comprendere e anticipare i trend di consumo del vino. Chi sarà il consumatore di vino e di spumanti del prossimo futuro? Come orienterà la sua domanda e in base a quali criteri di scelta attiverà il suo processo di acquisto? Queste sono alcune delle domande alle quali cercheremo di rispondere. E certamente non è facile, ma è possibile ed è sempre utile ed aiuta le aziende a esercitare una continua azione di riflessione strategica. Per questa ragione abbiamo creato un gruppo di lavoro articolato, unendo competenze diverse e complementari. Eumetra, con la sua capacità di raccolta e di analisi dei dati e di costruzione di modelli predittivi, e noi di Rocchelli Consulting con l'esperienza di tradurre questi dati di mercato in prassi aziendali efficaci nell'orientare le vendite, il marketing e il branding. Questo è quello che abbiamo pensato e progettato per offrire al settore vino Italia uno strumento a forte valore aggiunto e innovativo per orientare al meglio le decisioni di domani. Per chi fosse interessato a conoscere meglio il nostro servizio, l'osservatorio, eventualmente ad aderire ai suoi servizi, è sufficiente contattarci. Pietro Rocchelli o Alberto Stracuzzi. Siamo entrambi facilmente rintracciabili sui nostri profili LinkedIn o sulle pagine web delle nostre rispettive società, Rocchelli Consulting ed Eumetra. Un caro saluto a tutti. Le altre novità le propone Montelvini. Nel nostro podcast ospite l'amministratore delegato Alberto Serena. Ascoltiamo. Ciao Giuseppe, per quanto riguarda Montelvini, il 2024 sarà sempre volto ad affermare la denominazione dell'Asolo Prosecco Superiore, un territorio che sta avendo una forte crescita e di cui Montelvini è stata la prima ambasciatrice sul territorio. Per cui a Vinitaly presenteremo una bella novità da questo punto di vista e invitiamo tutti i clienti a scoprirla in quell'occasione. Poi, come nostre attività, punteremo sempre sul network di locali ambasciatori che fanno parte del circuito di Asolo Experience
e che vedrà tutta una serie di eventi per raccontare sempre il nostro territorio. Come prima novità ci sarà il Beer & Food Attraction, il restyling del vino alla spina, di cui sempre la nostra azienda è stata la prima a introdurlo sul mercato italiano ormai quasi 40 anni fa. Auguro a tutti un abbraccio e buone feste. E restando nel mondo del vino, torniamo a parlare di O-Retail, il neologismo che definisce l'ibridazione fra i canali distributivi del food and beverage. La news giunge da Esselunga, top player della distribuzione moderna, che ha messo a punto una enoteca online di vini di pregio, proposte che ovviamente sono indirizzate anche ai gestori Horeca. Per promuovere l'iniziativa, Esselunga ha allestito un bus viaggiante per le vie di Milano, almeno per il momento, che promuove l'iniziativa con assaggi on the road. Per dirla in sintesi, un player della distribuzione moderna che esce dallo spazio GDO, occupa lo spazio online e si prende pure la strada fisica, ovvero il fuoricasa per antonomasia, e sempre più O-Retail. Bene, per oggi è tutto, a risentirci a domani, grazie per l'ascolto e buona giornata.